Ma ciao a tutti, come state? Abbiamo visto tanti momenti divertenti nello sport tra giocatori, raccattapalle e pubblico, che davvero ci hanno dato dentro con situazioni stranissime che almeno una volta sono sicuro vi avranno fatto sorridere. Se anche oggi accettate la mia sfida e volete vedere se riuscite a non ridere, beh, rimanete fino alla fine del video. Vedremo le scene più bizzarre degli arbitri nel mondo dello sport, e penso ce ne sarà per tutti. Se siete seduti o sdraiati o seduraiati, cominciamo! Numero 1. La box è uno sport molto tosto. Ehi, ci si danno le botte, eh? Non venite a me dire che è una cosa da niente. Spesso e volentieri per gli arbitri diventa un'impresa riuscire a giudicare e fare il loro lavoro proprio per via delle situazioni in cui si ritrovano. Ma alcuni cercano di fare più attenzione possibile. Ma proprio tanta attenzione. Con degli occhi che sembrano uscire fuori dalle orbite, come questo signore. Si chiama Steve Willis. È vero, fa ridere, ma questo è dovuto al fatto che ama il suo lavoro così tanto da voler arbitrare nel modo più giusto e attento possibile, senza farsi sfuggire la minima cosa. E che dire, rispetto, fratello. Nani? Numero 2. Il lavoro di arbitro è difficile anche per via degli infortuni che si possono verificare in campo. Non si sa mai quando si rischia di finire a terra, come in questo caso. L'ho sentito anch'io il dolore atroce, ma è stato un vero uomo ed è rimasto composto cercando di non mostrare segni di debolezza. Numero 3. Ha anche i suoi vantaggi però questo lavoro. Quando meno te lo aspetti puoi ritrovarti a dover stare nella stessa partita con un tuo idolo e chissà in un momento sei costretto a dargli pure un giallo o un rosso a malincuore e in un altro ti fai un selfie giusto perché lo ami alla follia. Come in questo caso. Numero 4. Mi raccomando però, se siete arbitri non fatevi sopraffare dai giocatori. Siate voi a dirigere la partita, però ecco, non come questo signore che ha leggermente esagerato con la parte del dominare la partita. Numero 5. Questa scena è molto famosa ormai, gira sui social da diverso tempo. Eccovi l'arbitro Fernanda Colombo, che con un solo piccolo gesto ha conquistato il web. Quando quella volta aveva fatto finta di dare un cartellino ad un giocatore, ma ha tirato fuori solo un fazzoletto per asciugarsi la fronte. Tutti parlavano di lei e facevano pure gossip. Ma vi dirò la verità, il gesto era già stato fatto da un'altra persona in un'altra partita. Lei ha preso ispirazione da questo arbitro, giusto per divertire un attimo tutti. Insomma, fare questo lavoro è stressante, quindi un po' bisogna anche spassarsela. Numero 6. Nigel Owens è un famosissimo arbitro che è riconosciuto da tutti specialmente per il suo carisma e il modo di approcciarsi alle situazioni più strane e a volte divertenti. In una scena, per esempio, stavo parlando con i giocatori quando all'improvviso un ragazzo l'aveva colpito in testa. Ma lui piuttosto che arrabbiarsi si è divertito e ha dato un cartellino giallo al colpevole. Questo è lo spirito, cavolo, ho visto video di arbitri che commettevano scorrettezze molto brutte a causa dello stress e non riuscivano mai a divertirsi nelle partite, come se ormai il lavoro che gli piaceva fosse diventato un vero inferno. Numero 7. Non è raro che la palla capiti tra i piedi degli arbitri durante una partita di calcio. Alcuni la lasciano andare subito cercando di non intralciare la partita. Altri, come Howard Webb, decidono di fare una piccola giocata. E io mi chiedo, perché? Numero 8. Ci sono anche momenti in cui i guardi a linea finiscono nei guai, anzi finiscono davanti al pallone senza volerlo, come in questi casi. Numero 9. Altre volte sono i giocatori a finire in mezzo all'arbitraggio. In che modo? Ecco un esempio. Non so perché, ma questa scena mi ha fatto ridere per mezz'ora. Sembrava quasi una discussione di coppia dove la ragazza tira uno schiaffetto al ragazzo che cerca di fare pace con lei. Numero 10.
Come detto prima, fare gli arbitri è stressante, ma fortunatamente qualcuno sa prendere alla leggera quando serve. Tipo questo signore. Altri però rimangono sempre molto rigidi, anche se, che ne so, una bella giocatrice asiatica va da loro a fare festa. Ha cercato di rimanere serio fino alla fine, accennando giusto un sorrisino. Con questo concludiamo questa piccola classifica. Spero il video vi sia piaciuto e noi ci risentiamo alla prossima, gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.